Tradizionalmente le università e in generale gli istituti di alta formazione e di ricerca fanno e alta formazione, appunto, tipo le università, insegnamento e ricerca, e le due cose sono collegate nella tradizione accademica e culturale di tutta l'Europa. La terza missione è tutto il resto, che poi è tantissimo, sono cose che si fanno. Vuol dire rapporti col territorio, vuol dire rapporti con, dove il territorio è inteso in senso più vasto, dalla popolazione strettamente parlando, oppure altri enti che vivono e lavorano nel territorio, industrie, altre entità di ricerca o di formazione e di istruzione che esistono nel territorio. Ecco, la terza missione, che fino a una decina, 10-12 anni fa era relegata un po' in un angolino, ma per tutti, non parlo solo dell'ente, è diventata parte dell'agenda dei governi, soprattutto dopo la crisi del 2008, dall'inizio della crisi del 2008, un po' in tutta Europa, i governi sono rivolti a queste università che hanno in casa, a questi enti di ricerca, a questi istituti di formazione, dicendo: cosa ci potete dare? La prima cosa, uno dei primi problemi che si è posta all'Europa è il problema del lifelong learning, o se vuoi continuous education. Insomma, non possiamo immaginare che uno esce dal liceo, dall'università, dalle secondarie e lì smette di imparare perché trova un lavoro, si siede e quello sarà. Ma non perché non farebbe magari piacere anche, ma perché così non è. Il mondo cambia continuamente con una velocità che non controlliamo noi, e quindi dobbiamo avere delle istituzioni, in questo caso nell'area dell'Aquila l'INFN può fare la sua parte, quei laboratori del Gran Sasso, che aiutano le comunità a riaggiornarsi continuamente, ad essere all'altezza delle nuove sfide che vengono poste oggi dalla Cina, domani dall'India, dal Brasile, domani l'altro dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono i maestri, e in generale i paesi anglosassoni, di questa formazione continua. Noi siamo più indietro e si cerca di fare di tutto per superare questo gap.